Abito in Val Chiusella da 25 anni. Sono stata forse la prima figlia dei fiori arrivata in questo luogo. Ho organizzato un raduno per 10 anni e intanto costruivo la mia casa, che era una cascina diroccata, tutto con materiale di recupero. Ho iniziato a credere in questo, continuo a credere in questo, perché significa fare meno immondizia e potersi costruire la propria casa con prezzi molto inferiori a quello che sono gli stand. Scusate, ma sono emozionata. Allora, sono arrivata lì 25 anni fa vedendo le cascine che ora non si vedono più. Sono 50 anni che quei luoghi sono abbandonati e nel 2012, quando ci fu il primo rive qui a Vidracco, finì la mia casa. A settembre finì la mia casa. Ci misi 20 anni. E ora quelle cascine non si vedono più. Abbiamo tantissima acqua, tantissimo terreno, la possibilità di comprare quella cascina a poco prezzo e io credo che sia possibile arrivare un giorno a essere autosufficienti con tutti quei terreni che abbiamo intorno e l'acqua, cosa molto importante, perché il nostro futuro sarà senza acqua. Quindi chi ha voglia e vuole sperimentare e vuole dare una mano, acquistare, insomma fare qualcosa, può farlo e venire a 800 metri in montagna, tutto così, però signori, non c'è bisogno di andare a fare ginnastica in palestra. Grazie. In Val Chiusella, Trausella, sono sopra Trausella a 800 metri, c'è uno sterrato e un sentiero. Grazie.